diceva, di Alleanza Nazionale nel tema della sicurezza, tema molto sentito, molte polemiche hanno suscitato i presunti tagli alle forze dell'ordine inseriti nella manovra finanziaria. E anche sul nostro blog si è aperto un ampio dibattito, molti allarmismi, anche un pochino di confusione. Anna ravvisa una contraddizione nel dire ci vuole più sicurezza mentre poi si provvede a ridurre le risorse al settore. Marco e Stefano chiedono delucidazioni in merito, auspicando una posizione decisa di Alleanza Nazionale. Noi abbiamo un obiettivo che è stato già definito e sottoscritto dal precedente governo Prodi. Entro il 2011 l'Italia deve azzerare il deficit della spesa pubblica, perché l'Europa impone questo tipo di traguardo, anche giusto. Non si possono avere debiti, bisogna avere conti in regola, tanto si ha, tanto si spende. Una norma di buonsenso che riguarderebbe qualsiasi famiglia. Per fare questo bisogna ridurre la spesa pubblica, per ridurre la spesa pubblica bisogna fare dei tagli, non fare tagli sulla spesa sociale, fare tagli su spese eccessive, non aumentare la pressione fiscale. Si è deciso di tassare grandi rendite petrolifere, grandi patrimoni speculativi, ma non l'impresa, l'artigiano e il commerciante. In questo senso anche le strutture del Ministero dell'Interno e della Difesa sono state chiamate a un sacrificio che però non deve intaccare il livello degli organici. I gruppi parlamentari della PDL, non soltanto coloro che provengono da Enne, hanno chiesto al governo di garantire questi obiettivi. Nella discussione della manovra alla Camera, nel passaggio dalla Commissione all'Aula, sono stati già recuperati dei fondi. Ci sono fondi già per 300-400 milioni recuperati per il personale, per mantenere gli organici ed evitare il blocco della sostituzione di chi va in pensione, cosiddetto turnover. Si faranno le sostituzioni per mantenere i livelli di organico. Sono state fatte delle norme per far sì che, per esempio, la difesa utilizzi il patrimonio immobiliare. Oggi è eccedente. La trasformazione in senso volontario delle forze armate fa sì che le forze armate abbiano caserme, immobili, terreni che oggi non servono. La loro messa sul mercato può rendere una utilità che può essere utilizzata dalla difesa per le proprie attività. Si è poi deciso di creare un fondo che il Ministero dell'Economia, della Giustizia e dell'Interno useranno per le carceri, per i carabinieri, per la polizia penitenziaria, e questo fondo, questo fondone come viene chiamato in gergo, viene alimentato con i proventi sequestrati alla mafia. Questo vuol dire che oggi abbiamo, sono stime che mi sono state fornite dal Ministro dell'Economia Tremonti, abbiamo a disposizione 1,5 miliardi di euro di fondi che derivano dal sequestro, dalla confisca di fattorie, immobili, denari, risorse delle cosche. Ora questi soldi verranno utilizzati per la giustizia e per la sicurezza. Si diranno tutti sono disponibili nell'immediato, però io credo che già basterebbero. Ne faccio un esempio. All'arma dei carabinieri servono per gli investimenti nelle automobili, nelle vetture, nei mezzi 100 milioni di euro, alla polizia più o meno una cifra analoga. Se questo capitale di 1,5 miliardi di euro venisse nel tempo utilizzato, ci sono le risorse. Per noi è un impegno prioritario, così come la specificità del ruolo dei dipendenti, dei lavoratori, delle donne, degli uomini, delle forze armate e delle forze di polizia. Io e Cicchitto, come capigruppo di Camera e Senato del PDL, abbiamo chiesto al governo di approvare un emendamento che abbiamo già messo a punto, perché il personale della sicurezza e della difesa è la prima risorsa per la nostra libertà. Abbiamo già corretto questa manovra in parte, ci sarà la legge finanziaria a settembre, sono proprio reduce da un incontro con il reggente nazionale di Alleanza Nazionale, la Russa, che è anche il Ministro della Difesa, e ci impegneremo in questa direzione. Allora, Alessio da Trieste chiede a quando la riforma della polizia locale, poi ci è arrivata un'altra domanda su Skype, Salvatore, appartenente alle forze dell'ordine, chiede se al comparto sicurezza sarà finalmente riconosciuta la specificità, soprattutto in riferimento al decreto Brunetta sui fannulloni, e se il governo terrà fede alle promesse fatte in campagna elettorale sul fronte salariale. Riforma della polizia locale si deve fare in questa legislatura, assolutamente ce ne stiamo occupando. Specificità, le ho già risposto, c'è stata un'iniziativa mi è discicchito con il testo di emendamento e vogliamo che il governo ci dia via libera, se no, come dire, l'impegno di due gruppi parlamentari così forti e numerosi è garanzia che nell'ambito delle riforme della pubblica amministrazione sarà parata quella specificità del personale delle forze armate e delle forze dell'ordine. Che vuol dire? Chi fa una professione più rischiosa e piena di sacrifici deve avere un trattamento normativo ed economico differenziato, più attento rispetto ad altri lavoratori pur stimati ma che svolgono funzioni meno esposte al rischio. Passiamo all'immigrazione. Nicola di Brescia riporta il caso di una coppia di clandestini con una storia particolare.
la cui donna aveva avuto il permesso temporaneo di soggiorno perché era in stato interessante, c'erano pericoli per la gravidanza, e domanda ora che è nato il bambino e quindi è stato dichiarato italiano, lo stato civile perché è nato appunto in Italia, come può ottenere di rimanere in Italia e come verranno regolarizzati i genitori, perché la paura è che potrebbero essere rimpatriati, addirittura domanda che fine farà il bambino, non penso che verranno separati. Insomma. È impossibile separare ciò che Dio unisce nel matrimonio e certamente nella paternità e nella maternità ancora di più. Noi abbiamo intenzione, stiamo già rendendo più severe le norme per contrastare l'immigrazione clandestina. Il decreto legge sulla sicurezza, che sarà convertito definitivamente nei prossimi giorni al Senato, prevede delle aggravanti per chi entra clandestinamente in Italia. Un altro provvedimento, un disegno di legge che stiamo discutendo al Senato, che prenderà corpo immagino a settembre, introduce il vero e proprio reato di immigrazione clandestina, punire chi entra illegalmente nel paese. A fronte di questo riteniamo che i bambini che nascono in Italia, le persone che lavorano qui e che entrano con un permesso, con i flussi dei provvedimenti già vigenti, la legge Bossi-Fini, che programma dei flussi d'ingresso, per queste persone noi prevediamo la possibilità di rimanere serenamente in Italia a lavorare, si discute se i bambini che nascono qui possano essere più facilmente ammessi alla cittadinanza. Io non trovo scandalosa questa prospettiva, se poi questi bambini rimangono in Italia, compiono almeno un paio di cicli di studio e insomma facilitare l'integrazione di chi poi, rimanendo in Italia, ce l'abbiamo in tutte le scuole. Bambina che appena finita la scuola elementare, la sua classe, i bambini provenienti da altre parti del mondo, hanno fatto il suo stesso corso di studi, sono bambini nati, cresciuti in Italia, sono italiani perché la loro cultura, le loro scuole, i loro riferimenti sono totalmente coincidenti con quelli dei nostri figli che nascono da generazioni che vivono qui in Italia da sempre. Non c'è alcuna differenza, non c'è alcuna discriminazione, c'è il massimo rispetto. Impronte digitali. Bruno da Roma chiede perché si deve aspettare fino al 1 gennaio 2010 per l'apposizione delle impronte digitali sulla carta d'identità, non si poteva anticipare al 2009, chiede. Ma guarda, ci sono degli aspetti amministrativi, devono essere organizzati gli uffici, quindi credo che sia solo un problema, anche tanto di vedere con le tecnologie come si possa fare più facilmente. Cioè oggi per prendere impronte digitali c'è bisogno dell'inchiostro della carta, oggi con supporto elettronico si possono facilmente registrare dei dati cosiddetti biometrici e quindi l'impronta digitale, l'iride della pupilla, quindi credo ci abbia un po' di tempo per organizzarsi e questo dimostra che non c'è nessuna discriminazione. Per i bambini rom la situazione è stata affrontata per evitare che i bambini vengano mandati a rubare dalla mattina alla sera e vengano poi disconosciuti, è successo a Verona giorni fa, arrestati dei genitori adulti rom che avevano attraverso il telefono mandato i bambini a rubare, che dicevano ruba, svaligia. Quindi erano quasi teleguidati, bambini di 7, 8, 9 anni. Quando la polizia ha arrestato i genitori, perché i bambini ovvio non sono imputabili, veramente non si possono mandare in carcere bambini di 8, 9 anni, dei minori, ebbene, quei genitori hanno disconosciuto i figli. Hanno detto non sono i nostri figli, perché la responsabilità penale ricade su di loro. Allora, dei dati di quella natura servono per avere certezza di riferimento, punire i genitori, salvare i bambini. Se non si possono riconoscere in altro modo, perché non hanno documenti, dei dati come le impronte digitali servono a avviarli verso la scuola, a pulire i genitori, a recuperare una possibilità di legalità e di serenità per quei bambini.